Dice sì, è vero, noi siamo venuti in Calabria, ma siamo venuti per metterci al tuo servizio, perché tu dovresti essere quello, almeno quello che ci hanno detto, che doveva procurare l'unità d'Italia. Quindi, cioè, capite il capovolgimento epocale, cioè prima si va in Calabria per fare l'Italia repubblicana e unita, dopo si cambia completamente opinione e si dice sì, è vero, noi siamo venuti come armi in Puglia, ma siamo venuti per metterti al tuo servizio. E la cosa viene ripetuta anche in altre lettere, per esempio in questa che scrivono al ministro di pulizia del Carretto, in cui si dice, è sempre attivo in bandiera, condotti dalla fama generalmente diffusa che Sua Maestà Ferdinando II, re del Sicilia, cominciava ad agire in senso dell'unità d'Italia e della maggiore sua gloria e potenza, noi qui con l'improvvido consiglio frettolosamente ci riduciamo. E si dice ancora in un'altra lettera, sempre a Ferdinando del 24 giugno, sire Augusto, nessuno di noi ha il vantaggio di appartenere al vostro regno, ma noi siamo qui venuti per poter utilmente morire sotto gli stendardi gloriosi di vostra reale maestà, che una voce falsa, noi fatalissima, altamente diceva di essere già pronta a progredire fino alle Alpi. Io capisco che si tratti di una manovra difensiva, diciamo così, però dove era finito quel sovrano, quel Ferdinando II, sovrano squillare e spregevole di pochi giorni prima? Parlavamo di questa concurazione e come San Paolo era sulla via di Damasco e qui sulla via di San Giovanni in Fiore, di Cosenza e di Torino. Ma diciamo la cosa più sconvolgente la troviamo a pagina 29, che è la memoria difensiva che Attilio Bandiera invia ai suoi avvocati. Questa è una diciamo, è proprio quello che taglia, come si può dire, la testa al collo. E dice Attilio Bandiera: signori avvocati, mi trovai sforzato a mischiarmi tra le schiere repubblicane della patriottica immigrazione, quindi rindega anche un po' quelli che erano stati i suoi proponimenti, no? Della Bazziniana, ed ha continuato ed anzi a crescere il mio carteggio coi capi di essa, ritenendo sempre del mio animo la serena intenzione di approfittare proprio l'opportunità per presentarmi, si potesse, per convincere all'esagerazione ed impossibilità delle loro idee, e ad ogni modo più presto che potessi progredire nel mio già stabilito progetto di unità e di indipendenza italiana, ma sempre sotto forma monarchica, quindi diventano da repubblicano e diventano monarchico, la sola che lo rendono valevole per fare con energica volontà di sparire in breve dalla faccia del patrio suolo tutte quelle marche di misione di debolezza che lasciatore di tanti secoli vi ha così profondamente impresso. Questo re d'Italia, io non so travederlo che del re di Napoli, egli è italiano, egli è il successore di Manfredi, contro di lui, come per re di Sardegna e Duale di Modena, non sta di fatto del 1802 dal 1831, né egli è così impossente come il duca di Lucca, né così di sangue austriaco come il granduca di Toscana. Era mia intenzione di abboccarmi con qualcuno di una società segreta di cui è inutile quindi che il dono, ma che aveva la stessa via letta. Quindi dice Attilio Bandiera: non potrebbe esserci nessun re al di fuori di Ferdinando II che potrebbe reggere le sorti. Allora io faccio una considerazione che la facciamo seduti qui a distanza di anni, di tanti anni da quegli eventi del 1844. Ritengo che sia umanamente comprensibile che una persona che viene condannata a morte cerchi di fare il possibile per evitare il patibolo, per evitare l'irreparabile. Però a me personalmente, e qui segue un po' quello anche il pensiero di Fulvio Enzo, mi sembra esagerato definire eroe chi cambia così clamorosamente versante da un momento all'altro, gettando a mare di più tutti i proponimenti di cui si parlava in precedenza. Ecco perché Fulvio Enzo, a mio avviso, ha usato questo punto interrogativo. Del resto, lo diceva Vincenzo prima, anche lo stesso Mazzini, sapute come si erano svolte le cose, usa parole di fuoco inizialmente nei confronti dei guardiani di Bandiera, scrivendo la lettera a Nicola Fabrizi, che era un altro dei suoi più intimi collaboratori, usa veramente parole durissime nei confronti dei fratelli veneziani, e da Fabrizi, che cercava di
come dire, di mitigare la situazione, dice: vi risparmi le giustificazioni, dice Mazzini questo, vi risparmi le giustificazioni, lo conosciamo pienamente, gli italiani sono tronie, io lo tempi fede male, ma ora nessuno ha fatto, urlano e basta. Cioè, Mazzini dice parole sacrosante, nel senso, cioè, io quasi quasi mi vergogno di quello che è successo in campo. Poi però anche Mazzini, come si può dire, era una persona che, per quanto possa essere a noi poco simpatico, certo acume tattico direi così, lo aveva, e capisce che si deve fermare, perché andrebbe, andando a distruggere i fratelli in bandiera, distruggere in parte anche quello che lui aveva predicato per tanto tempo, e pensa ora di profittare anche di questa pagina a livello propagandistico. E quindi che cosa succede? Che la storia finisce e comincia tutto il mito dei fratelli in bandiera. Falso il mito, no? Falso, sì, per noi, però oggi se tu vai sui manuali di storia, i fratelli in bandiera sono sempre quelli, come diceva, sì, la scuola scritta dai vincitori è quella, non è che noi possiamo, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, noi siamo una minoranza. Però dice un virtuale americano, la più interessante poi risulta quella, esattamente, esattamente. Posso dire, siamo comunque una maggioranza silenziosa. Esatto, ma questo lo voglio aggiungere. Silente ma non assente. Silente ma non assente. Comunque, Mazzini. Non c'è la maggioranza silenziosa, non c'è la maggioranza. Non c'è, appunto. Sono due persone che parlano. Dovrebbe essere una maggioranza meno silenziosa. Ma oggi stiamo parlando. Oggi stiamo parlando, grazie alla lungimiranza dell'amministrazione comunale di Latina, perché ci sono anche degli amministratori comunali che consentono anche che si svolga questo dibattito in maniera molto, molto poi libera e fuori da condizionamento. Fatto sta che Mazzini capisce che non deve sparare in cui si prende in bandiera e cambia radicalmente opinione. È vero che nell'ottobre 1844, quindi pochi mesi dopo, a pagina 68 del libro, che veramente consiglio a tutti di leggere perché è illuminante sotto certi aspetti, a pagina 68 Mazzini dice, non riesco a trovare, ecco qua, io scrivo queste pagine per obbedire all'ultimo voto dei fratelli in bandiera e perché gli italiani sappiano quali uomini fossero quei che morirono per la libertà della patria il 25 luglio 1844 in Cosenza. E lo scrivo ora perché le gazzette austriache e le polizie italiane hanno diffuso e diffonderanno intorno a quei nomi asserzioni riecheggiate dai molti miti e dai moltissimi storici che tendono a calunniare la fama di martiri che gli italiani dovrebbero nominare se non prostrati. Allora, i miti erano troi, gli italiani adesso sono diventati martiri. Importa a noi tutti che la fama dei bandiere e dei loro compagni scenda pura, incontaminata di errore, a quelli che verranno. Mazzino dice chiaramente, cioè, beh, importa che il mito prenda fine. E quindi questo è praticamente. Poi è vero che nel corso degli anni sono stati anche dei pensatori onesti, o meno disonesti degli altri, mi riferisco per esempio a Luigi Settembrini, che pure non era un invasato supporter borbonico, no? Lo sappiamo, che pure commentava, sì, va bene il mito dei fratelli in bandiera, però lui dice, eppure ho letto alcune lettere non belle, secondo lui, di Attilio Bandiera al re Ferdinando e al ministro del Carrente. Cioè lui dice sì, è vero il mito dei fratelli, ma ci stanno pure queste lettere che parlano chiaro. E sono proprio quelle lettere che Fulvio inizia a riportare nel suo libro. E quando qualcuno fa notare, sì, ma il Borbone è stato il Carrente, dice il re Borbone, perché non ha usato clemenza, Settembrini, che era una persona, a mio avviso, onesta, o ripeto, meno disonesta di tanti altri, dice sì, è vero, re Ferdinando non lo so clemenza, ma è altrettanto vero che non violò le leggi, perché se tu mi vieni ad invadere per del tentativo, è come se oggi venisse un esercito straniero, dice guarda, da questo momento in poi la forma repubblicana la deviamo e ci mettiamo un re, e io credo che sono un minimo di reazione. A casa propria, infatti, se sbaglia qualcuno ti viene a rubare, Allora, mi avvio alla conclusione dicendo questo. Fulvio Rizzo, nella parte finale del suo bel libro, che ripeto, si legge tutto di un fiato ed è interessante, anche perché onestamente io prima che
di leggere questo libro, sapevo qualcosa, ma non tutto. Adesso nelle lettere abbiamo visto sono illuminanti, quindi vale la pena veramente, un forse altro per l'apparato documentale che è inserito nel libro. Alla fine, costa relativamente poco. Alla fine lui parla di cos'è Borghese, che a noi è molto familiare, molto, siamo molto affezionati a ricordi questo generale catalano, che nell'ottobre del 1861 viene inviato dalla centrale legittimista borbonica delle Calabrie, più o meno dei posti che hanno visto la vicenda di Fratelli Bandiera, per cercare di prendere il comando e la direzione del movimento antipiemontese, il movimento brigantesco. Le cose non vanno bene perché ci sono questi rapporti molto contrastati con Carmine Crocco. Alla fine, per non portarla troppo alla lunga, Borges capisce che lì aveva bisogno di una organizzazione completamente diversa e decide di ritornare alla Calabria, a Roma, per informare Re Francesco II di Borbone. Dice: guarda che le cose qui non vanno, bisognerebbe fare così e così. Inizia una lunghissima e difficile marcia alla Calabria verso lo Stato Pontificio, braccato continuamente dalle guardie nazionali, dall'esercito, dalle truppe piemontesi. Fatto sta che Borghese è quasi sul punto di varcare la frontiera dello Stato Pontificio dei pressi di Tagliacozzo, precisamente a Santa Maria, dove ogni anno noi, grazie soprattutto al comandante Saleri, teniamo una rievocazione di questo personaggio che a mio avviso è stato veramente poco considerato dalla storiografia. Vengono intercettati dalle guardie nazionali, dall'esercito piemontese. Dopo un breve combattimento, Borghese si arrende assieme ai suoi, c'erano alcuni spagnoli e alcuni meridionali che lo seguivano. Senza alcun processo viene condotto a Tagliacozzo e viene giustiziato in maniera obbrobriosa, tanto è vero che successivamente sarà la ferma protesta delle potenze europee che imputano al governo, ai militari italiani, di aver ucciso, di aver condannato all'esecuzione capitale Borghese senza alcun processo. Alla fine, questa è l'epopea di Borghese. Alla fine Fulvio Rizzo fa il paragone fra i fratelli di Bandiera, fra la fine dei fratelli di Bandiera e la fine di Borghese, e riporta un rapporto scritto dal maggiore Franchini, che era quello che maggiore responsabile della esecuzione capitale di Borghese, che il maggiore Franchini scrive al generale La Marmora. Quindi è una fonte anche questa al di sopra di ogni sospetto, perché se stiamo parlando di militari del Regio Esercito Italiano. Questa è un po' più lunga, una mezza pagina, però io ritengo che sia utile leggerla, perché per quello che vi dirò. Avendo io interpellato, è Franchini che scrive alla Marmora, avendo io interpellato il suddetto Borghese se poteva darmi informazioni utili al governo e se queste soddisfacenti mi sarei interessato presso la vostra eccellenza onde ottenere la sua grazia, lui superbamente mi rispondeva che tutte le culture del mondo non avrebbero fatto aprire bocca a lui e ai suoi compagni e che qualunque cosa avessi io fatto onde ottenere lo scopo sarebbe stato tempo sprecato, e solo mi disse: ringraziate che io abbia tardato mezz'ora per mettermi in marcia, ad un'ora dal confine l'avrei certamente raggiunto. Allora state sicuro che da me solo alla testa o in banca avrei sfasciato il regno di Vittorio Emanuele. Questo dice Borghese a Franchini. Interrogati i suoi compagni, tutti furono uniti. Onde dare campo a riflessione sul destino che li attendeva se non avessero parlato, li feci tradurre il Tagliacozzo a 3 ore di marcia. Arrivati colà, li feci condurre dal quartiere onde tentare l'ultimo sforzo, annunciando loro che dovevano essere fucilati. Non si spaventarono punto a tale annuncio, domandarono un prete che subito loro raccontare. Finita la confessione, interpellai nuovamente uno per uno e promettendo sempre di intercedere presso vostra eccellenza la loro grazia, se si arrendevano alle mie istanze, non mettere a mia conoscenza tutte quelle informazioni concernenti il governo del re d'Italia. Mi risposero sempre con sprezzo. Tentai l'ultima prova inviando il capitano Fattori e sfumarmi, dando loro autorità di promettere a tutti in nome di vostra eccellenza o di ottenere il mio scopo, ma tutto riusciva. Vedendo esaurire tutti i mezzi per farmi parlare, mi feci tradurre in una piazza fuori dal paese per eseguire la fucilazione. Giunti sul luogo dell'esecuzione, un borghese abbracciò e baciò tutti i suoi compagni dicendo loro: noi dobbiamo morire, moriamo da forti. E così finirono la loro carriera. Ecco, questa è la descrizione che Franchini,
fra chi fa della fine di Borges. Ora, e sto per concludere, mettiamo a paragone le due vicende, la vicenda dei fratelli di Bandiera e la vicenda di Borges. Finiscono male tutte e due. Però la domanda che è la seguente, la domanda la stessa di Fulvio Izzo: chi furono i veri eroi? I fratelli Bandiera o il generale Borges? Ecco, a voi che siete stati così attenti nel seguire questa mia forse più troppo lunga esposizione, io voglio lasciare, come si vuol dire, l'arqua sentenza. Prima dei ringraziamenti, non è presente, ma è un altro esponente della biblioteca, rappresentato adesso al Parlamento Riccardo, Luciano Caio, perché se noi riusciamo a creare, però egregiamente sostituito, Luciano, gli dai un'idea per la sviluppo immediatamente. Mario, sono due, sembrano una cosa incredibile, ma nel giro del tempo poi non sbagliano mai, neanche devi fare la correzione, sta pronto, tutte e due danno subito l'idea di che cosa dobbiamo fare. Io poi una domanda voglio farla, però faccio una domanda politica, ma prima di fare una domanda politica volevo dire che noi non è che facciamo questi convegni perché pensiamo che l'Italia si debba dividere o rifare, invece pensiamo che facciamo questi convegni perché finalmente bisogna fare l'Italia. E facendo venire tutto fuori in questo modo, veramente ci sono le basi per fare, per essere fratelli d'Italia, come dice la canzoncina, per esempio, e questo è molto importante. Ma guarda caso, le resistenze vengono proprio da chi si dice che l'Italia l'ha fatta, perché forse qualcuno fa comodo, va avanti così. Io mi sento perfettamente italico, quindi non è che qui siamo a fare nostalgici e tutto. Io credo che l'Italia vada fatta come si deve, e facendo venire tutto fuori, come è successo in tutte le nazioni mondiali occidentali. In tutte le nazioni è successo questo, e adesso sono più uniti di prima. Se non arriviamo alla resa dei conti, anche ideale, non è che bisogna fare anche non arrivare più nessuno, avere il coraggio di togliere gli schemi dall'armadio, siamo sempre qui a dire le stesse cose. Io volevo fare prima ho fatto il paragone con Fradiavo e tutto il resto. Sicuramente loro hanno fatto una lettera dove sono passati da una parte all'altra con molta facilità. Ma secondo te ci sta pure il fatto che forse in quelle carceri, vedendo pure il comportamento dei nazini, non si resero conto, come molti in quel periodo, a cominciare da Giuseppe Verdi ha scritto una sinfonia per Ferdinando II, che forse la vera unità d'Italia, come l'ha detto Eugenio Scalfari in un'intervista, è stato beccato per dire a Umberto Eco che l'Italia, se non era fatta dai Borboni, era un'Italia unita. Forse oltre al fatto di cercare di salvare la pelle, non pensarono che lì dentro la riflessione effettivamente l'Italia si poteva fare soltanto grazie al regno di Napoli? Perché non è che uno può. Perché poi bisogna avere il coraggio di cercare, allora, di fare tutto. Io posso dare la mia interpretazione, che vale come 4-3-7, no? per chi gioca a campo. Io sulle folgorazioni repentine generalmente ci credo molto, cioè, perché un conto è metabolizzare un determinato percorso e poi giungere a determinate conclusioni, ma io credo che lì sia stata una contingenza, essendo quello, e a mio avviso anche dal punto di vista comprensibile, volevo salvare la pelle e cercavo di fare del tutto. A un certo punto c'è anche nelle altre lettere che noi abbiamo letto, addirittura più che Bandiera dice al Ferdinando II, lo implora, gli dice: guarda maestà, vieni a parlarmi, manda un tuo ministro autorevole, perché io ti devo raccontare tante cose che non posso scriverti per lettera. Quindi diciamo, siamo di fronte a delle situazioni che anche umanamente sono comprensibili. Che poi si fossero convertiti sulla via delle Calabria, io ho qualche dubbio, perché 10 giorni prima parlavo in maniera diversa. Però gli avvenimenti con Mazzino che cadono velocemente, nel senso che era una riflessione, però, se permetti, no? Nel 1831 ci fu una congiura militare capitanata tra gli altri da Cesare Rossarol. All'epoca Ferdinando II ringraziò, qualcuno si suicidò prima della sentenza. Rossarol, che sopravvisse nel 1848, fu graziato
48 soppiato della Costituzione e tutto, un rossarollo lo ritrovavo dopo essere stato graziato quasi 20 anni dopo dalla parte dei liberali della rivoluzione, come dire, il gruppo perde il più, ma non è vizia, almeno in quel caso. Poi volevo, se qualcuno ha qualche domanda, facciamo delle... Vabbè, volevo dire che domani sera presenteremo per l'ennesima volta. Ma che qua è un evento, diciamo. L'ennesima volta nel senso positivo, perché a Natale mi dicessi che i libri erano finiti e non volevi più ristamparlo, ma alla fine c'è stato. Mi chiedo se è stato costretto a ristampare il libro. Purtroppo. Mi cantaggio posso aiutare, ma sta tutto da scrivere. Domani in quel di Belmonte Castello, al ristorante Villa Luce, alle 6:30 si terrà il convegno dove presenteremo il libro di Fernando, e poi dopo c'è Sima la cena, insomma sarà una specie di cena spettacolo, con cena spettacolo culturale per presentare il libro di... Il 2 di aprile faremo il convegno a Cerreto Sannita, presentando il libro di Fernando, perché lì ci sarà un evento molto molto importante, perché lì pare che sia stata titolata una piazza a Cosimo Giordano. Manca solo l'autorizzazione del prefetto e noi andremo a fare, questo convegno solo pungolatore per far edificare questa piazza. E poi c'è anche Atila qualche settimana il 10, domenica 10 aprile. Ma perché sì, non si preoccupava, non è stato no, ci sono due tappe molto importanti da Atila. Il 10 di aprile presenteremo questo libro del presidente Vincenzo Giannone, che forse tu non se ne è nemmeno reso conto, l'ha scritto per i ragazzi. L'ha scritto per loro? L'ha scritto per se stesso, per i ragazzi, ma non se ne è reso conto che ha fatto qualcosa di veramente incredibile, perché praticamente in poche pagine ha condensato un periodo particolare, andando a fotografare attraverso molte frasi, molte aneddoti, quello che è stata la... quel periodo, infatti l'ha chiamata la Garibaldita, lo presenteremo qui domenica 10 di aprile alle 17 come sempre, e poi confermo il terzo sabato di maggio, in inaugurazione l'Associazione Italiana Altezza del Lavoro ha messo come data fissa il terzo sabato di maggio ogni anno, parlare di un tema del 799, quest'anno faremo con Fernando Di Mieri che verrà tanta vicino a Battipaglia, e ci parlerà di un suo libro che ha scritto su Fernando Colangelo, un prete di quel periodo, ma sarà molto forte il tema, perché il 799 non è stato soltanto salvinisti contro San Culotti e Giacobino, è stato proprio spartiacque di due mondi che stavano terminando, e un mondo che terminava e un altro che nasceva, il mondo che affrontava le radici nell'antica Grecia, i romani, egiziani, fino ad arrivare a San Tommaso, che veniva sostituito da quello di Cartesio, da quello dell'Illuminismo, e lì c'è stata proprio qui si parlerà a livello di ideologie ideali in questo libro, non tanto di battaglie e di guerrine, quindi sarà un dispessore filosofico. E a settembre, come tappa fissa, abbiamo deciso pure che quest'anno prima con Nicola Ferro, sempre con Di Mieri, è stato addetto di tutti i matematici mondiali, il più grande non matematico italico, sempre del Renicolo, daremo inizio il mese di settembre ogni anno un personaggio importante del regno. Ci dovrei sopportare ancora parecchio tempo. La biblioteca di Latina ci supporterà all'evento che faremo a aprile, 23 di aprile, aprile, dove presenteremo dei libri fatti da lei, dell'edizione domenicana internazionale che presenta dei libri sul presepe napoletano, ma non dal punto di vista religioso, anche naturalmente se viene domenicano, non credo che non si fa, ma soprattutto per dei simbolismi del presepe napoletano, perché dal punto di vista laico, perché il presepe napoletano ogni pastore, ogni pelo, ha un simbolo molto molto particolare, che in pochi conoscono, è un po' il segreto pure della vita. Ci sopporterà pure in questo caso la biblioteca. Alle 4, se non pioverà, andremo a visitare Monte Asprano, dove c'è quella peste con dei sindaco, quindi poi se non piove andremo alle 4 lì, vedremo questi affreschi del pare che siano del 1000, e poi
poi faremo questo convegno. Quindi l'agenda è piena. Cercheremo di fare le cose bene. Approfittiamo per poter invitare questo sindaco che io ho avuto piacere di conoscere e di ringraziare per la sua capacità di guardare le cose con apertura, perché siamo qui in una struttura di questo comune a parlare di cose un po' difficili, perché sembra facile parlare, ma è ancora molto difficile. Quindi invitarlo il 1° e 2 ottobre per la ricorrenza battaglia del Fortunno a capo, quest'anno cade proprio della data canonica, edizione diciottesima edizione. Io sono veramente contento di aver passato un altro pomeriggio insieme a voi. Abbiamo preso un caffè tra amici, ma parlando, come si dice, c'è la nota caffè letterale, un caffè storico, cose molto importanti. C'è una cosa del genere, a parte che non è quello, c'è una cosa del genere. Il primo sindaco è 1862. Miserabile. Comunque sappi una cosa, forse siamo un po' distratti, ma una cosa che mi hanno anche potuto dire. Ah, questi qua, nel 1862 il sindaco è Bisocchi. Posso offrire una caramella nostra? Alfredo, la caramella? Di tuo padre, però, parla di tuo padre. Lui è la Giovanni. Perché se qualcuno lo clona, vai davanti, vai a un legale, in tribunale, andate a notare, fissate bene la legge, il sito, fissa il piano,